Eccoci Paola, siamo qui al Campidoglio dove c'è una manifestazione del Movimento 5 Stelle. Adesso poi raggiunta anche da alcune bandiere dell'estrema destra di casa Pound, alcuni militanti del Movimento 5 Stelle stanno cercando di entrare in Campidoglio e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle vogliono entrare in Consiglio Comunale, non sappiamo ancora se ci sono riusciti e volevo sapere da lei, Alessandro Di Battista, che cosa sta succedendo oggi. Fate pressing perché Marino lascia il Campidoglio dopo quello che sta succedendo a Mafia Capitale. Oggi ci sono state le dimissioni del capogruppo del PD alla Pisana. Sì, buongiorno a tutti. Che è? Ci sono dei cittadini che vogliono entrare, qua ci sono dei cittadini della multiservizi che rischiano 3.800 famiglie il posto di lavoro e sono indignati perché noi rischiamo, noi cittadini, il posto di lavoro e politici di destra e di sinistra mangiano sul business degli immigrati, sui rom, mangiano sull'emergenza abitativa. Il sindaco Marino non si accorge di nulla, mezzo Partito Democratico è mischiato in Mafia Capitale e purtroppo parte del Partito Democratico di Roma è diventato il punto di riferimento del crimine organizzato e se qualcuno non è d'accordo querelasse, vediamo se possono querelare. E che cosa vogliamo? Vogliamo che Marino si dimetta e che i romani possano votare. Il dramma è che mentre fino a qualche tempo fa il Partito Democratico diceva peste e corna di Marino, oggi sono costretti a difenderlo perché? Perché sanno che se si dovesse andare al voto il Movimento 5 Stelle avrebbe delle ottime possibilità di vincere e amministrare questa città in maniera onesta e trasparente dopo che se la sono divorata. Mafiosi e anche, guardate, il problema in Italia non sono soltanto i ladri, sono le persone oneste che pur di continuare a stare in un posto di lavoro a 14.000 euro al mese, fare il sindaco o fare il parlamentare della Repubblica, accettano di stare di fianco ai delinquenti. Questo è il problema in Italia. Che cosa avete intenzione di fare oggi nell'Assemblea Capitolina con i parlamentari? Entrare e portare cittadini, questa è una manifestazione di cittadini, lei prima ha detto destra, sì, io non lo so, qua ci sono dei cittadini romani indignati dal dramma degli immigrati, dal dramma della mala gestione degli immigrati. Roma scoppia, questo è un dato di fatto, non significa essere razzisti, significa che l'Italia non può più permettersi di accogliere un numero spropositato di persone che vengono dall'Africa, non è essere razzisti, significa tutelare i cittadini italiani, non è razzismo questo, è logica. Non la imbarazza però stare accanto alle bandiere di Casa Pound? Sto in piazza, poi chi c'è, io sto in piazza, non accomunate, sapete Casa Pound con chi sta, quindi io sto in piazza, sono un cittadino onesto insieme a dei cittadini onesti che si taglia lo stipendio e che vede la mia città di distrutta dall'inettitudine e dal malaffare e che pretendiamo soltanto di andare al voto. Ripeto, hanno paura di andare al voto perché hanno paura di perdere. Poi lasciatemi dire una cosa, i Rom, oggi ci sono una parte che cavalca questo dramma perché è un dramma. I campi Rom a Roma sono stati istituiti da Rutelli, confermati da Veltroni, l'amico di Odevaine è arrestato e uno immischiato anche nel CARA di Mineo del business degli immigrati, riconfermato da Alemanno, destra, ex fascista, indagato per mafia e poi rifinanziati da chi? Da Maroni della Lega Nord, questo è un dato di fatto, cioè sugli immigrati o i voti o i soldi ce li hanno presi tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Forse una polemica molto dura tra il governo e la regione Lombardia e il governatore Maroni della Lega, voi del Movimento 5 Stelle sulle quote da che parte state? Noi abbiamo presentato una mozione votata all'unanimità in Parlamento il 18 dicembre scorso, siamo noi che abbiamo proposto l'idea delle quote, evidentemente 24.000 immigrati sono pochi, cioè l'Italia dal punto di vista internazionale non conta nulla, durante il semestre europeo Renzi non ha fatto nulla, nulla, e il trattato di Dublino che è il dramma, quel trattato drammatico che ci obbliga a tenere gli immigrati che arrivano per primi appunto sul suolo italiano e non permette anche a dei profughi di andare in altri paesi, ci sono tanti stranieri profughi che vorrebbero lasciare l'Italia ma per il regolamento di Dublino non possono, quel regolamento lo ricordo è stato la prima versione approvata nel 90 governo Andreotti, la seconda 2003 governo Berlusconi insieme alla Lega, l'ultima versione 2013 governo Letta, cioè tutti quanti hanno causato il problema. Volete cittadini italiani e romani dare una possibilità ad una forza come il Movimento 5 Stelle che non ha mai governato? Volete metterci alla prova dopo che avete visto che la mafia, grazie ai partiti politici, si è divorata la città più bella del mondo? Paola. Grazie, grazie a nostro Andrea Maggiore. Ovviamente era anche difficile entrare in